Pieni di distrazioni. Il punto è questo: noi non siamo più attenti, non riusciamo più a concentrarci. E questo lo sappiamo bene, o meglio, lo sanno bene chi progetta le app o gli strumenti come lo smartphone. Il problema è... Secondo una ricerca dell'Istituto di Siena, una persona in media tocca il proprio smartphone 2617 volte al giorno. Ciao e ben arrivati nel secondo episodio del format Simo Distruttore di Comfort Zone. La sfida di questo mese è sul Digital Detox, ma prima devo farvi conoscere una persona. Lei è Dopamina, che è un neurotrasmettitore e sì, fa parte di quei tizi velocissimi del corpo umano che consentono alle cellule del sistema nervoso, i neuroni, di comunicare fra loro. Il nome chimico della dopamina è 4,2-aminoetilbenzene, ma voi potete chiamarla Dopi. Ha un sacco di funzioni, ma a noi oggi ne interessa una in particolare. Questa no. Ok, questa. La dopamina è un mediatore del piacere e della ricompensa. Infatti il vostro encefalo rilascia dopamina quando vive circostanze o attività gradite, come per esempio un pasto a base di buon cibo o una soddisfacente attività sessuale. E se vi state chiedendo in che senso soddisfacente, sappiate che in una classifica di quante unità di dopamina rilascia il nostro cervello, l'orgasmo femminile vale il doppio di quello maschile. Così, per dire. Ma non solo queste cose, infatti oggi cos'altro ci può dare una bella ricompensa? Ah, scusami, ero un attimo al cellulare. Lui è Mickey, ma prima di spiegarvi cosa c'entra voglio chiedervi: sapete a cosa corrisponde controllare se abbiamo qualche nuova notifica? A una roulette. D'altronde non ditemi che sono l'unico che passa da Instagram a Clubhouse a YouTube tutto il tempo con quel misto di ansia e di desiderio per scoprire chi ti ha cercato, chi ti ha taggato. E poi, visto che è passato abbastanza tempo, ripartiamo dal primo. E la maggior parte delle volte non troviamo niente. Ma ogni tanto succede che... Ecco la notifichina rossa. Notifichina che infatti fa rima con rilascio di... dopamina. Qual è il problema? Che non c'è fine. Non possiamo andare in overdose da dopamina. E qui torna il nostro amico Mickey. Hanno fatto un esperimento con lui, collegando la pressione di un pulsante al rilascio artificiale di dopamina. E indovinate? Lui continuava a premerlo tutto il giorno, arrivando addirittura ad attraversare un pavimento elettrificato pur di averne ancora. Ora, visto che a Topolino ho sempre preferito Paperino, voglio un po' prendere le distanze da quel topo, che è un po' così, saccente. Quindi devo abbassare la mia dipendenza da dopamina. Ah no, scusate, ho sbagliato a leggere. Dobbiamo farlo, perché altrimenti diventeremo una massa di persone che non riesce più a leggere un libro, guardare un film dall'inizio alla fine, tutto perché il nostro cervello richiederà la sua dose di dopamina ogni pochi minuti. Ora, immagina questo, un giorno ti svegli e non controlli il telefono, pensi alla tua vita. Non inizi paragonandoti ai modelli e alle modelle su Instagram. Cioè, come può partire bene una giornata se la prima cosa che pensiamo è quanto siamo maledettamente poveri rispetto a Gianluca Vacchi? La cosa sbagliata di questo loop è che ci confrontiamo con lo 0,001 delle persone che mostrano lo 0,001 delle loro vite. Che senso ha? E allora metti via lo smartphone e magari organizza il giorno prima di vederti con qualche tuo amico. E se poi all'appuntamento non si presenta nessuno, non fa niente, eh. D'altronde, i nostri genitori si sono conosciuti anche senza potersi avvisare su WhatsApp. Eppure, mi sembra che siamo nati lo stesso, no? Immagina quante cose potresti fare e quanto tempo avresti. Fermi tutti. Se pensi che sia impossibile, non ho una, ma ben sei risposte per te.
Sì, perché con chi mi segue su Patreon, che è la mia community che ti fa partecipare attivamente a esperimenti come questo, abbiamo fatto una sfida nella quale l'ultimo che accendeva il cellulare vinceva un misterioso premio. Ognuno ha documentato quello che ha fatto e farò un video riassuntivo delle nostre 6 storie a brevissimo. Quindi ovviamente iscriviti al canale per vedere cosa ci è successo e per trovare altri video del genere, visto che ogni mese cercherò di smuovere qualcosa nella testa di chi guarda. Come dici? Vuoi partecipare attivamente a sfide come queste? Ma allora sei una di quelle persone a cui piace fare le cose in pratica e non solo in teoria. Bene, allora vai a spulciare Patreon dal link in descrizione. Ma se ti iscrivi poi non controllarlo ogni mezz'ora. Vi scrivo io, ok? Tranquilli. Ora giù quel telefono. Giù. È tutto finito, tranquilli. Ok. No, davvero, puoi chiudere. Spegni, basta.